a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono il vostro Lega 92. Siamo su un nuovissimo appuntamento di FIFA 17 sull'Ultimate Team, quindi la nostra prima appuntamento di foot. Come ogni solito primo appuntamento, io direi di partire con un opening pack, ragazzi, perché bisogna iniziare sempre al massimo. Poi quest'anno vedremo di utilizzarlo soltanto per quando arriveranno le carte speciali. E il mio obiettivo è fare la Serie A e riuscire ad arrivare a vincere il titolo con la Serie A. Ragazzi, non è una squadra fortissima, ma nello stesso tempo non è neanche da sottovalutare, anche perché la Juve ormai ha un all-star team in pratica. Allora, l'idea è di iniziare a aprire pacchetti, soprattutto quello in omaggio che ci dà FIFA all'inizio. Vediamo un po' chi esce fuori. Attaccanti inglesi del Manchester United, Rashford, velocità 90, però ragazzi non è niente di che. Andiamo a vedere nei prossimi pacchetti, speriamo che ci porti fortuna, ti prego. Ah, che cacchio, schifo, prossimo. E adesso insieme a Martial ci porterà qualcuno, Spagnoli verso centrale, ma niente da fare, Artiles. Ma ragazzi, incominciamo veramente alla grande questo opening pack. Insomma, veramente abbiamo trovato due giocatori che veramente non si sa manco chi sono. Io non so che dire, ragazzi. Però andando avanti, insomma, si spera sempre che esca fuori qualcuno. Olandese CDC, ma niente da fare, De Ron. Ma io che apro affari, ma che li apro affari. E se noi continuiamo, possiamo continuare benissimo con Di Maria addirittura. Vediamo che Di Maria, chi ci guarda, Spagnolo esterno destro, Manchester City, Navas. Buon giocatore per una squadra mista, perché non abbiamo chissà che squadra. Quindi Navas potrebbe essere un buon giocatore, dai. Vediamo un po' chi troveremo più avanti. E andando avanti c'è ancora Martial. Speriamo bene, un attaccante italiano, Paloschi, ragazzi, che cacchio, non ce la facciamo Paloschi. Però sai, iniziamo con la squadra italiana, quindi Paloschi potrebbe essere un punto di partenza. Speriamo non di arrivo, ovviamente, ragazzi. È arrivato il momento di lui, Kane. Vediamo cosa esce fuori. Un brasiliano centrocampista centrale, Manchester City, Fernandinho. Ragazzi, se noi vogliamo fare la Premier League, già partiamo a bomba. Peccato che a me mi serve la Serie A, però Fernandinho da non escludere. Bella, ragazzi. Continuando, troviamo James Rodriguez, ragazzi, austriaco, esterno sinistro dello Stoke City. Arnautovic, ragazzi, che se vedete nel complesso, insomma, è anche buono, è anche un discreto giocatore, però non ci interessa come al solito. Vediamo ancora una volta se Harry Kane ci porta fortuna, ma non vogliamo fare danni, vogliamo una Serie A. Tedesco, terzino destro, Trash. Davvero, io non so proprio che li apriamo a fare. Cioè, levatemi Kane perché porta sfiga. Sopra la Spagnolo, alla destra, Reyes. Dello Spagnolo, ormai Reyes, ragazzi, va anche verso, insomma, la vecchiaia. Però complimenti, perché è sempre un buon giocatore a livello, insomma, di storia. E poi fu così che Kane ci porta qualcuno di buono, un top player colombiano, attaccante Ramos. Chissà se è buggato anche quest'anno, ragazzi, che da vedere anche i bug, chissà com'è. Però non ci serve, che ci servono giocatori di Serie A. Voglio un top player, voglio tipo un Higuain. Vediamo un po' se Eden Hazard ci porti un giocatore importante, un giocatore forte, brasiliano, il COC dello Shakhtar, Wellington Nem, ragazzi. Velocissimo, ma c'è solo la velocità, anche poco dribbling, sinceramente non sappiamo un po' che farci, neanche nella squadra mista ci serve. Ancora lui, Royce, chi ci porti, Spagnolo, terzino sinistro, Bayern Monaco, Bernat, ragazzi, per la squadra mista è un ottimo acquisto, però ci servono giocatori di Serie A. Voglio un top player, voglio un Higuain. Sono rimasti ancora tre pacchetti, vediamo se Harry Kane ci porta un giocatore, attaccante brasiliano del Seoul, Adriano. Madonna, 89 di velocità, 77 tiro, 73 dribbling, anche discreto. Però ragazzi, neanche lo conosco, ma che ci potremmo fare con quello? Che ci facciamo? Penultimo pacchetto con Martial, vediamo un po' chi esce fuori. Spagnolo e argentino, ma niente da fare. Cioè, spagnolo è argentino, esterno sinistro, volevo dire. Ma Sambuezza non è manco veloce per essere un esterno. Non ci facciamo veramente una sega. Siamo arrivati alla fine con Di Maria. Speriamo che esca qualcuno di buono, giapponese COC, Kiyotake. Ragazzi, io non ho parole, veramente, veramente male. Ma male proprio per dire male, insomma, ragazzi, perché non abbiamo trovato veramente niente. Cioè, noi adesso andiamo nella rosa attiva e vediamo un po' che giocatori si sono, che abbiamo preso, insomma, perché dobbiamo, cioè, il prossimo episodio sicuramente
sarà l'inizio della nostra avventura su Ultimate Team. Allora, abbiamo già Crini a sinistra, intanto l'allenatore possiamo anche cambiarlo. Scambia allenatore, vediamo un po' se... Mazzari, avevamo come italiano. Ma sì, ma io direi di mettere... applica oggetto allenatore, ci abbiamo già qualche contratto. 8 contratti, ne mettiamo altri 13, ma sì, va. Andiamo a 28, stiamo a posto con Mazzari. Comunque sia, Giaccherini alla sinistra, Pavoletti attaccante centrale, Ocampos alla destra, che sarebbe esterno destro. Poi a centrocampo, ragazzi, ci abbiamo Pulsetti della Spezia in panchina, ma in campo abbiamo Luis Alberto della Lazio, abbiamo Kums dell'Udinese e a destra abbiamo Missiroli del Sassuolo. Difensori centrali abbiamo Gomez e Kirikiras, con in panchina Wallace della Lazio. Poi terzino sinistro in panchina abbiamo Avelar e in campo Juanjesus, mentre a destra, che è terzino sinistro, comunque sia Barreca del Torino. In porta abbiamo il portiere Bizzarri del Pescara, mentre in panchina Storari e Paloschi, che abbiamo visto insieme a Ragusa. Ora comprerò un giocatore, penso un centrocampista, perché centrocampisti ce l'ho soltanto uno ed è insomma uno della Serie B, e vediamo un po', insomma, dipende sul giocatore, incominciare la nostra stagione su Ultimate Team. Ragazzi, se vi è piaciuto il video buttate un bellissimo like e noi ci vediamo direttamente nel prossimo episodio. Da Ulele è tutto quanto, un grosso bacione, bella.